In questo momento bisogna fare squadra, tutti quanti insieme, sindaci, cittadini. Penso però che i cittadini effettivamente siano un po' più informati. Vedo che c'è una rilassatezza nell'opinione pubblica, cioè come se la gente non è che non volesse sapere, ma proprio effettivamente non sa di queste cose. Si parlano di rifiuti in Calabria, è vero, ma parliamo pure di rifiuti speciali e non pericolosi nelle scarpe di sbracciare, non stiamo parlando di rifiuti solo di bagno, che non sono previsti. Quindi bisognerebbe capire, sensibilizzare la gente effettivamente, a prendere coscienza di quelli che sono i rischi che si corrono ad avere una discarica del genere. Per cui penso che le amministrazioni tutte anche, informare i cittadini tramite comitato spontaneo che nascono, tramite assemblee pubbliche, per cui lavorare sinergicamente affinché questa battaglia possa essere oltre combattuta anche vinta in maniera decisa. Crucoli l'ha dimostrato, perché il 9 febbraio è uscito con una delibera consigliare. Invitiamo anche gli altri comuni a fare la stessa cosa, in modo da sinergicamente ancora di più combattere. Il punto è che intanto, praticamente, in questa fase di collaudo, essere, come dicevo prima, tutti i presenti, tutti i sindaci e anche i rappresentanti delle istituzioni che hanno rilasciato. Gli elementi ne abbiamo e sono elementi validi. E dovremmo fare praticamente un pressing forte sull'assessore regionale che ha il potere alla luce di queste evidente illegittimità e illegittimità commesse nella vita, quantomeno da un punto di vista strutturale, avrebbe tutto il potere di quantomeno sospendere, se non revocare definitivamente, ma quantomeno sospendere fino a quando almeno l'autorità giudiziaria preposta non si determina sulla legittimità o meno di questo decreto autorizzativo. Ma se lo vediamo tutto assieme è meglio, no? Tutto assieme, questo ti posso dire. Noi ci vediamo è meglio vero. Tutto assieme. Ecco perché è necessario che sto richiamando e sto evidenziando e rimarcando la necessità che tutte le istituzioni, tutti i sindaci devono essere presenti quando viene il funzionario dell'altro, perché se trova sul posto solo il sindaco di Scaraceti, come diceva già l'assessore Paolo, o il fatto che oggi sia andato nella sede della Diego, già ce la dice un po' si vuole male, ma non vuole male. Perché se uno deve venire a fare un atto di controllo, io dico, no? Ed è, insomma, deve avere gli atti, non deve acquisirle presso, non deve acquisire presso la sede dell'ambiente. E c'è già questa puzza, questa situazione. Non voglio pensare male, ma come diceva un grande, pensare male, insomma, non dobbiamo sperderci in darvi altre iniziative. Siamo tutti contrari, l'abbiamo detto, si sono già delibere, ma dobbiamo essere presenti in questa fase adesso, in questa fase dobbiamo fare praticamente fronte comune per organizzare prima l'Alpaca e poi domani chiedere all'assessore Pugliano, facciamo nome e cognome, non che non dobbiamo ringraziare, come vengo qui un cittadino, un Mario Pesantino, che fa l'oggi per l'assessore, ma se io lo ricordo che l'assessore che quanto mi ha detto a delle 10 sindaci. C'è una situazione un po' trasparente, cari ragazzi, dice la sede della regione, però non siamo stati sconfitti, questo è un danno, però la responsabilità di chi? Non dei sindaci che l'hanno fatto sta battaglia, ma deve essere chiaro, del presidente Scopellini, con Scopellini ha voluto chiudere lo stato di Italia, che se ne prendono i meriti e i demeriti, politicamente questo è importante che si dica, perché altrimenti non si capisce mai di chi sono le responsabilità. Chi è stato portato a con l'ospedale del presidente Scopellini. Mi auguro che i cittadini italiani queste cose se le ricorderanno nel momento in cui sarà il rinnovo del Consiglio regionale e quando Scopellini verrà a